Con noi Marco Onado, economista, già commissario Consob. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, mi sente lei? Adesso sì, adesso la sentiamo bene e allora approfittiamo di lei per tornare a quelle righe da cui eravamo partiti all'inizio di questa puntata di Radio 3 Europa, le righe del vostro appello, dico vostro perché l'ha firmato anche lei, un appello rivolto al Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, in cui lei insieme ad altri economisti dice attenzione, in pratica dite a non politicizzare la nomina del governatore della Banca d'Italia, attenzione, tutto questo va al di là della crisi politica, tutto questo riguarda la gestione della crisi delle banche, quella di cui stiamo parlando da anni, tutto questo riguarda i famosi NPL, riguarda i crediti deteriorati del nostro paese che ancora stanno in testa alla classifica. Allora, ci faccia capire meglio cosa dite in questo appello e come inquadrerebbe lei questa crisi vista dall'Europa. Innanzitutto, quello che si dice nell'appello, che con questa improvvida entrata a gamba tesa si è trascinata un'istituzione nella rissa politica preelettorale, che non va bene, insomma, perché un conto è, come posso dire, l'analisi, eventualmente anche la critica dell'operato della Banca d'Italia. Un altro è, ripeto, trasformare la nomina in un aspetto che ha puramente gli aspetti della rissa politica. Quindi è una cosa che danneggia l'istituzione, la danneggia anche perché diciamo, il problema della riconferma o meno di Visco andava posto per tempo e non a 10 giorni, ripeto, 10 giorni dalla scadenza del termine. E quindi voi fate un'obiezione intanto sui tempi, perché sono già quelli che hanno e tempi e trasformato, modi, e i modi, naturalmente. naturalmente. Poi dite anche un'altra cosa, insomma, attenzione, da una parte mettiamo in gioco la reputazione di questa istituzione, dall'altra mettiamo in gioco anche un pilastro dell'Unione Bancaria, che è la vigilanza unica tra Banca Centrale Europea e Banca d'Italia. Il ruolo oggi del governatore della Banca d'Italia è quello di avere, in primo luogo, insomma, non solo quello naturalmente, ma è quello di avere una voce forte e credibile nelle istituzioni di Francoforte, sia per la politica monetaria che per la vigilanza, cioè perché è cambiato lo scenario, insomma, negli ultimi anni. A maggior ragione occorre che non vadano delle persone che sono sotto attacco, sotto un attacco puramente politico in questo momento. Marco Onardo, secondo lei il governatore Draghi, o meglio il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, avrà voce in capitolo più o meno evidentemente, più o meno chiaramente o no? Sulla successione di Visco, Sì, dice. sì. Ma il problema è che lo stesso Draghi è in scadenza, quindi insomma, indipendentemente dal fatto che queste scelte naturalmente sono scelte che tengono conto di tante variabili, fra cui anche i vertici massimi delle istituzioni europee, Francoforte, Bruxelles, eccetera. Però il problema è quando a Francoforte non ci sarà più una persona di grande abilità diplomatiche anche come Mario Draghi, e ci sarà magari un tedesco, uno dei falchi, diciamo, dell'attuale Consiglio, che è una cosa puramente possibile. Lì occorre una persona che sia forte e credibile e che abbia alle spalle il proprio paese, non una rissa. Marco Onado, una delle cose che scrivete anche nell'appello è questa, che reputate infondata sul piano fattuale e di teoria economica l'opinione di chi cerca di attribuire ogni responsabilità alla Banca d'Italia per la mala gestione e il fallimento di alcuni istituti di credito. D'altra parte, con questa mozione il Parlamento ha in qualche modo smentito se stesso, perché sia pure nelle forme finali che pare un po' addolcite rispetto al testo iniziale, sembra si legge che la colpa sia tutta della Banca d'Italia, quando lo stesso Parlamento ha avviato con colpevole ritardo un'indagine parlamentare.
Quindi in questo in qualche modo anticipa i risultati di un'indagine che il Parlamento stesso ha promosso e doveva partire prima, è partito fin troppo tardi, però è appena alla fase iniziale. Questa è la cosa. È una sentenza prima del processo. Una sentenza prima del processo. Le crisi degli istituti hanno... Sempre l'inchiesta anche, diciamo per essere, se sì. Vogliamo essere giudiziariamente corretti, prima ancora dell'inchiesta, dell'indagine. Prima ancora che venga svolta e venga conclusa l'inchiesta. Rimane il problema finanziario, cioè il fatto che noi siamo ancora un paese che ha dei problemi, siamo ancora un paese con degli istituti bancari che hanno dei problemi, e a questi istituti si rivolgerà sempre il presidente Draghi con una richiesta di, così, quando chiederà di stringere un po' i tempi, chiederà ragione. Certo, però qui devo dire che la BCE, l'altro istituto di vigilanza europeo che è l'EBA di Londra, hanno detto chiaro e tondo da mesi che il problema non è soltanto un problema italiano, è un problema di quasi tutti i paesi periferici dell'Europa, quindi compresa anche la Spagna, eccetera. L'Italia è il paese forse, cioè il paese in cui quantitativamente il fenomeno è più rilevante, però non è l'unico. Quindi è un problema europeo e sia Draghi, sia il suo vice, il Costanzio, sia appunto il vertice dell'EBA di Londra che Andrea Enria hanno avanzato delle soluzioni perché sia l'Europa a prendere il pallino in mano e a formulare delle proposte che tolgano le singole banche dalla necessità di trovare soluzioni che rischiano di essere antieconomiche, perché alla fine della fiera le singole banche per risolvere il problema di queste posizioni a rischio le devono vendere, gli operatori privati sono pochi, quindi chiedono dei prezzi particolarmente penalizzanti per le banche, cioè li costringono a svendere e non a vendere. E da che mondo è mondo queste situazioni si sono risolte con interventi pubblici, in questo caso ecco, non può che essere l'Europa. Ed ecco il punto, la ringrazio molto per aver aperto questa prospettiva su cui torneremo sicuramente durante una delle prossime puntate di Radio 3 Europa, grazie infinita Marconado, buon lavoro. Grazie allora. A voi. Economista già commissario Consob, finisce qui.